Dal mese di giugno 2020 sarà avviata la terza fase del nuovo sistema misto di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, denominato Casa per Casa, presso i quartieri Laipacco, San Gottardo, Udine Est di Giusto. Ricordiamo che la prima esposizione è prevista per la giornata di domenica 31 maggio, con il contenitore di colore marrone relativo al rifiuto tipo organico. La prima raccolta verrà effettuata entro la giornata successiva, lunedì 1 giugno. Buona visione ora con il nostro video tutorial, dove illustreremo in maniera chiara e semplice cos'è e come funziona il sistema casa per casa. Ricordati infine che un mondo migliore comincia da te. Cos'è Casa per Casa? È un sistema integrato, sostenibile ed evoluto per la raccolta dei rifiuti urbani pensato da NET e Comune di Udine, cucito su misura per la città. Il sistema di raccolta domiciliare Casa per Casa è un sistema integrato o più semplicemente misto. Infatti, lo stesso è sostenuto da tre pilastri portanti. Il primo è il sistema a singola utenza, dedicato alle utenze ricadenti presso case singole, villette a schiera, case in linea e alloggi siti in piccoli complessi condominiali sotto le 8 unità abitative. Le utenze regolarmente iscritte ai registri tari vengono dotate di 5 contenitori personali forniti in comodato d'uso gratuito, identificati con codice a barre alfanumerico collegato alla singola utenza. Il secondo pilastro è il sistema a isola ecologica condominiale, dedicato alle utenze ricadenti presso grandi complessi residenziali sviluppati in verticale e comunque superiori alle 8 unità abitative. I complessi residenziali condominiali vengono dotati, previo accordo con i singoli amministratori condominiali, di un numero adeguato di cassonetti carrabili da 240 e 1100 litri, forniti in comodato d'uso gratuito, identificati con codice a barre alfanumerico collegato al singolo condominio. Il terzo pilastro è il sistema dei centri di raccolta comunali, integrato con i servizi di ritiro domiciliare a chiamate su prenotazione del rifiuto cosiddetto verde e ingombrante. Con l'avvio del nuovo sistema di raccolta casa per casa, cambia la colorazione del contenitore per gli imballaggi tipo carta, cartone, Tetra Pak e del contenitore per gli imballaggi tipo plastica, mentre rimane sostanzialmente identica all'attuale per le altre frazioni di rifiuto. I rifiuti tipo organico vanno conferiti nei contenitori di colore marrone. Gli imballaggi tipo carta, cartone e Tetra Pak vanno conferiti nei contenitori con il coperchio di colore blu. Gli imballaggi tipo plastica vanno conferiti nei contenitori con il coperchio di colore giallo. Gli imballaggi tipo vetro e barattolame vanno conferiti nei contenitori con il coperchio di colore verde. I rifiuti tipo secco residuo indifferenziato vanno conferiti nei contenitori con il coperchio di colore grigio. La nuova configurazione dei colori è applicata in ottemperanza alla nuova norma UNI del 2017, mediante la quale sarà più semplice uniformare in tutta Italia i colori e più in generale gli elementi visivi che identificano i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Prima di addentrarci nelle specifiche istruzioni, guardiamo assieme un assaggio del futuro che si potrà avere grazie al sistema del casa per casa, con quattro immagini significative del prima e dopo in due vie ubicate presso le circoscrizioni già servite dal nuovo sistema. È evidente dunque un sostanziale miglioramento visivo dei viali e delle aree pubbliche. Un netto aumento della sicurezza stradale e un miglioramento della pedonabilità e ciclabilità. Il recupero di ulteriori spazi per nuovi parcheggi.
La raccolta del rifiuto organico, cosiddetto anche umido, viene effettuata due volte alla settimana. Nel caso di sistema a singola utenza, l'utente deve utilizzare il proprio contenitore da 25 litri ed esporlo in area pubblica ben visibile, con la maniglia rivolta verso l'alto. Nel caso di sistema a isola ecologica condominiale, gli utenti possono innanzitutto conferire i rifiuti negli appositi cassonetti a disposizione, senza limiti di orario o di frequenza. Nelle giornate previste, l'incaricato del condominio dovrà esporre il cassonetto da 240 litri in area pubblica ben visibile. L'esposizione dei contenitori e dei cassonetti va effettuata la domenica e il mercoledì, dalle ore 19 alle ore 24. La raccolta da parte degli operatori avviene entro la giornata successiva. Il rifiuto organico, contenuto in sacchetti di tipo compostabile, va conferito nell'apposito contenitore di colore marrone. È severamente vietato l'utilizzo di sacchetti plastici e non compostabili. Vediamo ora alcuni esempi di cosa conferire nella frazione organica. Scarti alimentari intesi come cibi scaduti, bucce, gusci e semi di frutta, gusci d'uovo, lische di pesce, resti di cibo in generale, filtri di tè e tisane, fiori recisi e piccole piantine d'appartamento compreso il terriccio del vaso, ceneri spente di stufe e caminetti, la carta assorbente che usiamo in cucina e i tovaglioli non colorati imbrattati di cibo, fondi di caffè e cialde di caffè senza l'involucro di plastica, le stoviglie, i sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile in Mater B o PLA che andranno via via a sostituire le stoviglie in plastica dei nostri supermercati. Vi ricordo che se per conferire l'umido usate i sacchetti biodegradabili e compostabili che trovate nel reparto frutta e verdura del supermercato, non serve togliere l'etichetta del prezzo. Vediamo ora alcuni esempi di cosa non va conferito nella frazione organica. Ossi, perché la parte inorganica di cui sono fatti prevale su quella organica, così come gusci di vongole, cozze, ostriche, sono composti principalmente da carbonato di calcio. Salviette umide, comprese quelle struccanti, quelle detergenti per il corpo di bambini o anziani, fazzoletti per il raffreddore, cotone, garze. Le lettiere o le deiezioni dei nostri animali domestici, anche se raccolte col sacchetto biodegradabile. Tappi di sughero, candele, mozziconi di sigaretta. Tutti questi rifiuti che vi ho elencato, non potendo essere conferiti nella frazione organica, andranno conferiti con il secco residuo o indifferenziato. Le ramaglie o le potature del nostro giardino andranno conferite direttamente al centro di raccolta. Vi ricordo che qualora qualche alimento sia scaduto, separate sempre il contenuto dal contenitore e non gettate mai quest'ultimo nell'organico. La raccolta degli imballaggi tipo plastica viene effettuata una volta alla settimana. Nel caso di sistema a singola utenza, l'utente deve utilizzare il proprio contenitore da 40 litri ed esporlo in area pubblica ben visibile con la maniglia rivolta verso l'alto. Nel caso di sistema a isola ecologica condominiale, gli utenti possono innanzitutto conferire i rifiuti negli appositi cassonetti a disposizione, senza limiti di orario o di frequenza. Nelle giornate previste, l'incaricato del condominio dovrà esporre i cassonetti in area pubblica ben visibile. L'esposizione dei contenitori e dei cassonetti va effettuata il martedì dalle ore 19 alle ore 24. La raccolta da parte degli operatori avviene entro la giornata successiva. Gli imballaggi tipo plastica, riposti sfusi oppure contenuti in sacchetti plastici di qualunque tipo e colore, vanno conferiti nell'apposito contenitore o cassonetto con il coperchio di colore giallo. Vediamo ora alcuni esempi di cosa conferire negli imballaggi in plastica. In generale, imballaggi e contenitori in plastica. Retine per arance e limoni, vasi di piccole dimensioni per le piante, grucce appendiabiti,
Vaschette per alimenti in polistirolo, compresa quella del gelato. Le vaschette che contengono salumi sottovuoto. Le pellicole per alimenti. Flaconi di detersivi, shampoo, sgrassatori, anche del sapone liquido con beccuccio. Imballaggi in polistirolo di TV, radio, elettrodomestici. Blister trasparenti preformati, da quelli che contengono i medicinali ai contenitori per pile o lampadine. Sacchetti per merendine, patatine, pasta, riso, caffè. Piatti e bicchieri in plastica. Le bottiglie per l'acqua, per le bevande, per le bibite. Vi ricordo che per un ottimo conferimento delle bottiglie, queste vanno appiattite nel senso della lunghezza e non schiacciate dall'alto verso il basso e i tappi sempre avvitati alla bottiglia. Vediamo ora alcuni esempi di cosa non va conferito negli imballaggi in plastica. In linea generale, cose anche fatte di plastica ma che non rientrano nelle grandi categorie di imballaggi e contenitori, quindi per esempio gli utensili di cucina, spugne, imbuti, posate, cannucce, barattoli in plastica, oppure bacinelle, o tubetti di creme e dentifricio, spazzolini, rasoi, pettini. In ambito scolastico tutti gli oggetti come pennarelli, penne, righelli, cartelline, i giocattoli di plastica o i palloni, i CD musicali, tastiere o mouse del computer, lastre radiografiche, no anche a pannolini, siringhe, sottovasi o tubi per l'irrigazione. Una particolarità, abbiamo detto che le vaschette per gli alimenti in polistirolo potevano andare nella plastica, ma con unica eccezione, se hanno contenuto pesce, no, perché neanche a livello industriale si riesce a togliere l'odore. La raccolta degli imballaggi tipo carta, cartone e Tetra Pak viene effettuata una volta alla settimana. Nel caso di sistema a singola utenza, l'utente deve utilizzare il proprio contenitore da 40 litri ed esporlo in area pubblica ben visibile, con la maniglia rivolta verso l'alto. Nel caso di sistema a isola ecologica condominiale, gli utenti possono conferire i rifiuti negli appositi cassonetti a disposizione, senza limiti di orario o di frequenza. Nelle giornate previste, l'incaricato del condominio dovrà esporre i cassonetti in area pubblica ben visibile. L'esposizione dei contenitori e dei cassonetti va effettuata il lunedì dalle ore 19 alle ore 24. La raccolta da parte degli operatori avviene entro la giornata successiva. Gli imballaggi tipo carta, cartone e Tetra Pak, riposti sfusi oppure contenuti in sacchetti di carta, vanno conferiti nell'apposito contenitore o cassonetto con il coperchio di colore blu. È vietato l'utilizzo di sacchetti plastici. Vediamo ora alcuni esempi di cosa va conferito negli imballaggi in carta, cartone e Tetra Pak. Confezioni di prodotti alimentari in carta, come quelli che contengono la farina e lo zucchero, o in cartoncino, come quelli per la pasta, il riso, il sale. Porta uova in cartone. Giornali, riviste e volantini pubblicitari. Fotocopie, libri, quaderni. Le buste per le lettere, anche quelle con la finestra in plastica. I sacchetti di carta, per esempio quelli per il pane, e le buste per la spesa in cartoncino. Il contenitore dei medicinali, il cartone della pizza purché pulito, le scatole di cartone con l'accortezza di conferirle riducendone il volume. E infine i contenitori di Tetra Pak per liquidi e bevande, ovvero il cartone del latte, dei succhi di frutta, della panna da cucina, di alcune salse di pomodoro. Vi ricordo che se sul contenitore in Tetra Pak trovate il beccuccio con il tappo in plastica, non serve che li togliate. Vediamo ora alcuni esempi di cosa non va conferito negli imballaggi in carta, cartone e Tetra Pak. Carte abrasive o vetrate. In cucina la carta da forno e le carte oleate in genere. La carta termica, come gli scontrini fiscali e i ticket dei parcheggi. Fotografie, fazzoletti da naso, salviette umide. Il cartone della pizza imbrattato di olio e residuo organico.
Tutti questi rifiuti, visto che non posso conferirli assieme agli imballaggi in carta, cartone e Tetra Pak, li potrò gettare nel bidoncino del secco residuo o indifferenziato. La carta assorbente da cucina imbrattata di cibo, invece, andrà conferita assieme alla frazione organica. La raccolta degli imballaggi tipo vetro e barattolame viene effettuata una volta ogni 2 settimane. Nel caso di sistema a singola utenza, l'utente deve utilizzare il proprio contenitore da 40 litri ed esporlo in area pubblica ben visibile con la maniglia rivolta verso l'alto. Nel caso di sistema a isola ecologica condominiale, gli utenti possono innanzitutto conferire rifiuti negli appositi cassonetti a disposizione, senza limiti di orario o di frequenza. Nelle giornate previste, l'incaricato del condominio dovrà esporre il cassonetto da 240 litri in area pubblica ben visibile. L'esposizione dei contenitori e dei cassonetti va effettuata il venerdì, nel giorno previsto dal calendario, dalle ore 19 alle ore 24. La raccolta da parte degli operatori avviene entro la giornata successiva. Gli imballaggi tipo vetro e barattolame, riposti sfusi, vanno conferiti nell'apposito contenitore o cassonetto con il coperchio di colore verde. È vietato l'utilizzo di sacchetti plastici. Nota per le utenze non domestiche. La raccolta degli imballaggi tipo vetro e barattolame viene effettuata una volta alla settimana. Vediamo ora alcuni esempi di cosa va conferito negli imballaggi in vetro e barattolame. Bottiglie e contenitori in vetro, sia integri che in cocci. Tappi e capsule di metallo, bicchieri, contenitori in vetro per medicinali, ovviamente vuoti. Il barattolame in genere, inteso come contenitori di pelati, del tonno, della frutta sciroppata, ma anche le scatolette di alimenti per animali e i barattoli del caffè. Le latine per le bibite, vaschette e contenitori in alluminio per la conservazione o congelamento di alimenti, i fogli di carta alluminio con cui abbiamo avvolto i cibi, ma non solo, anche gli involucri per la cioccolata e la linguetta in alluminio che ricopre i vasetti dello yogurt. Vediamo ora alcuni esempi di cosa non va conferito negli imballaggi in vetro e barattolame. Lampadine e tubi al neon, considerati RAE, quindi rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, andranno conferiti direttamente al centro di raccolta. Così come la ceramica, quindi piatti, tazzine da caffè o tè, considerati inerti, anch'essi sono destinati al centro di raccolta. Barattoli di vernice, stessa destinazione. Porcellana, specchi, contenitori in vetro ceramica, tipo Pyrex, quindi coppe o pirofile. Oggetti in cristallo, tutti rifiuti che se inseriti anche in piccole quantità rovinano la raccolta del vetro e il conseguente riciclo. Vi ricordo l'importanza di una buona raccolta di vetro e barattolame, poiché vetro e alluminio sono riciclabili al 100% e all'infinito. La raccolta del rifiuto secco residuo indifferenziato viene effettuata una volta alla settimana. Nel caso di sistema a singola utenza, l'utente deve utilizzare il proprio contenitore da 40 litri ed esporlo in area pubblica ben visibile con la maniglia rivolta verso l'alto. Nel caso di sistema a isola ecologica condominiale, gli utenti possono innanzitutto conferire i rifiuti negli appositi cassonetti a disposizione, senza limiti di orario o di frequenza. Nelle giornate previste, l'incaricato del condominio dovrà esporre i cassonetti in area pubblica ben visibile. L'esposizione dei contenitori e dei cassonetti va effettuata il giovedì dalle ore 19 alle ore 24. La raccolta da parte degli operatori avviene entro la giornata successiva. Il rifiuto secco residuo indifferenziato, contenuto in sacchetti plastici di qualunque tipo e colore, va conferito nell'apposito contenitore o cassonetto con il coperchio di colore grigio.
Vediamo ora alcuni esempi di cosa va conferito nel secco residuo o indifferenziato. In linea generale mettiamo in questo contenitore tutti i rifiuti che per esclusione non potevano essere conferiti nei bidoncini della raccolta differenziata, quindi per esempio utensili di cucina, imbuti, spugne, posate in plastica usa e getta, spazzolini, tubetti di creme, tubetti di dentifricio, i cotton fioc, giocattoli di plastica, CD, DVD, materiale scolastico come penne, pennarelli, righelli, copertine di quaderni, gusci di molluschi come cozze e vongole, fazzoletti umidi e salviette detergenti umide, i tappi di sughero, mozziconi di sigaretta, le lettiere e le deiezioni dei nostri animali domestici, stracci e indumenti usurati. Vediamo ora alcuni esempi di cosa non va conferito nel secco residuo o indifferenziato. Contenitori di prodotti chimici infiammabili come barattoli di vernice, solventi, coloranti, colle. Questi andranno conferiti direttamente presso il centro di raccolta. Farmaci scaduti o inutilizzabili sono rifiuti che richiedono particolari sistemi di gestione e quindi andranno conferiti o nei contenitori stradali dedicati che si trovano anche all'esterno delle farmacie o presso il centro di raccolta. Rifiuti sanitari come siringhe e aghi usati o inutilizzati vanno comunque ben coperti e conferiti negli appositi contenitori dei farmaci scaduti. I RAE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, quindi piccoli elettrodomestici come phon, rasoi elettrici, ma anche lampadine, tubi al neon, questi vanno conferiti direttamente al centro di raccolta. E poi le pile, le batterie a bottone, stilo, torcia e piatte, hanno i loro contenitori stradali dedicati oppure possono essere conferite presso il centro di raccolta. Il nuovo sistema casa per casa prevede, in favore degli utenti che ne faranno specifica richiesta, un servizio gratuito dedicato al prelievo dei rifiuti tipo pannolini e pannoloni, che verrà effettuato due volte alla settimana mediante l'esposizione di uno o più contenitori del secco residuo indifferenziato. Per poter usufruire di tale servizio aggiuntivo sarà necessario possedere i seguenti requisiti nel contesto del proprio nucleo familiare: bambini di età fino a 3 anni, persone anziane aventi problemi di incontinenza e o malati riconosciuti dall'azienda sanitaria come utilizzatori a carattere continuativo di pannolini per adulti, traverse, sacche per rifiuti biologici. Al fine di attivare il secondo passaggio settimanale di raccolta e o avere in dotazione l'ulteriore contenitore da 40 litri del secco residuo indifferenziato, è necessario effettuare una tantum specifica richiesta o prenotazione contattando il numero verde 800 520 406, digitando successivamente il numero 0. L'esposizione dei contenitori va effettuata il giovedì e la domenica, se richiesto, dalle ore 19 alle ore 24. La raccolta da parte degli operatori avviene entro la giornata successiva. Il rifiuto tipo pannolini e pannoloni è considerato alla stregua del rifiuto secco residuo indifferenziato e pertanto va inserito preliminarmente in sacchetti plastici a tenuta di qualunque tipo e colore, e successivamente conferito nell'apposito contenitore o cassonetto con il coperchio di colore grigio. Per le utenze non domestiche, quali ad esempio studi medici e pediatrici e o asili nido, che necessitano di questo ulteriore servizio, è necessaria una specifica attivazione, una tantum, contattando il numero verde 800 520 406, digitando il numero 0.
Le utenze domestiche, che non hanno la possibilità di recarsi presso i centri di raccolta comunali, possono usufruire di un servizio di ritiro domiciliare a pagamento del rifiuto tipo ingombranti, come ad esempio elettrodomestici, mobilio, materassi. Il costo per il primo collo, compresa la chiamata, è pari a 15 euro, mentre è di 6 euro per ogni collo successivo. Nel caso di utenti ultra 65 anni, le tariffe vengono rispettivamente abbattute a 7 euro e 3 euro. Ricordiamo infine che le utenze domestiche possono conferire gratuitamente e autonomamente i propri rifiuti ingombranti presso i centri di raccolta comunali ubicati in via Stiria e in via Rizzolo. Per poter usufruire di questo servizio è necessaria una prenotazione tramite chiamata al numero verde 800 520 406 digitando il numero 2 oppure allo 0432 601 221. Le utenze domestiche che non hanno la possibilità di recarsi presso i centri di raccolta comunali possono usufruire di un servizio di ritiro domiciliare gratuito del rifiuto tipo verde da sfalci e piccole potature. Per poter usufruire di questo servizio domiciliare gratuito è necessaria una prenotazione tramite chiamata al numero verde 800 520 406 digitando il numero 0 con preavviso di almeno 48 ore. Potranno essere raccolti fino a 2 metri cubi di materiale per volta, per un massimo di 10 sacchi o 5 fascine ben legate, di lunghezza e diametro non superiori rispettivamente a 1,5 metro e 0,5 metro. Il materiale deve essere esposto in area pubblica ben visibile. Non verrà raccolto il materiale depositato in area pubblica senza preventiva prenotazione. Ricordiamo infine che le utenze domestiche possono conferire gratuitamente e autonomamente i propri scarti provenienti dallo sfalcio dell'erba e da potature presso i centri di raccolta comunali ubicati in via Stiria e in via Rizzolo. Il conferimento di pile, medicinali e farmaci va effettuato nei contenitori stradali dedicati e dislocati sul territorio o presso i centri di raccolta comunali in via Stiria e in via Rizzolo. Si raccomanda di conferire tale tipologia di rifiuti privi di eventuali confezioni o imballaggi in carta, plastica o altri materiali riciclabili. Le siringhe vanno conferite nel contenitore dei farmaci con l'ago protetto dall'apposito cappuccio di sicurezza. Il conferimento di oli alimentari e minerali da autotrazione va effettuato all'interno di contenitori a tenuta presso i centri di raccolta comunali in via Stiria e in via Rizzolo. Questo particolare tipo di rifiuto non deve assolutamente essere sversato in fognatura o disperso nell'ambiente. Per la raccolta degli oli alimentari è possibile richiedere in forma gratuita e presso la sede operativa NET in via Gonars 40 a Udine idoneo contenitore a tenuta. Il centro di raccolta è un luogo in cui devono essere conferite numerose tipologie di rifiuto differenziato, anche voluminoso, quali ad esempio materiali in legno, verde ramaglie, materiali in metallo, RAE, ingombranti, oli alimentari e da autotrazione, pneumatici e molto altro.
Possono essere inoltre conferiti ai centri di raccolta anche i materiali destinati alla raccolta domiciliare, ad esempio imballaggi in vetro, carta, cartone, plastica, barattolame, rifiuto organico, in presenza di importanti quantità e o di grandi dimensioni. Sono autorizzati al conferimento di rifiuti soltanto i titolari di utenze tari domestiche e non domestiche. I due centri di raccolta di Udine, siti in via Stiria e via Rizzolo, sono dotati di apposita strumentazione per il controllo dell'accesso. Pertanto dovrà essere esibita da parte degli utenti la carta regionale dei servizi o la tessera sanitaria o la specifica scheda fornita da NET per le sole utenze non domestiche. I centri di raccolta non sono accessibili e usufruibili da ditte, imprese o attività produttive non autorizzate.